Ciao ragazzi, sono GamerMatt87, benvenuti sul mio canale. E oggi che cazzo vi mostriamo oggi? Ma visto che è primo maggio, direi che magari realizziamo una maschera per Halloween. Eh sì, cazzo, siamo proprio al tempo giusto, direi. Va bene, dai. Quindi vi mostreremo come realizzare una maschera per Halloween o carnevale utilizzando dei materiali che comunemente si riescono a trovare nei supermercati spendendo veramente poco. Dai, iniziamo col video. Cosa occorre? Una maschera bianca di plastica rigida, un tubetto di silicone acrilico bianco, una bomboletta spray di colore nero, alcuni colori acrilici per la colorazione della maschera, un pennellino per applicare il colore, una paletta per spalmare il silicone. Acquistate una maschera bianca, tenete conto però che deve essere abbastanza rigida, altrimenti tenderà a deformarsi durante le operazioni che seguiranno. Questa l'abbiamo acquistata in un negozio di giocattoli nel periodo di Halloween, a 6 o 7 euro. Troverete sicuramente qualcosa nei negozi online in base alle vostre esigenze. Spalmate il silicone acrilico su tutta la maschera in modo abbastanza grossolano e lasciate asciugare per circa 24 ore. Potete aiutarvi con la cosiddetta pistola per cospargerlo e per spalmare una paletta di legno. Attenzione ad utilizzare il silicone acrilico e non quello acetico, quello trasparente, per intenderci. Spalmate nuovamente uno strato di silicone cominciando a delineare i particolari. Come potete vedere nel nostro caso abbiamo voluto allungare la bocca. Lasciate poi riposare ancora per 24 ore. Ora andremo ad applicare il colore di fondo alla nostra maschera utilizzando la bomboletta spray. Raccomandiamo di eseguire questa operazione all'aperto, spruzzando la vernice ad una distanza di 30 cm in modo da evitare che si formino le gocce. Lasciate poi riposare nuovamente la maschera per 24 ore. Una volta asciutto il colore di fondo ci si può sbizzarrire con i colori. Noi personalmente, volendo realizzare un clown, abbiamo inizialmente passato il colore bianco con un pennellino, in modo perpendicolare ai solchi realizzati durante la seconda mano di silicone, questo perché non volevamo coprire il colore di fondo. Passate un paio d'ore, potete cominciare ad applicare il colore. Noi abbiamo iniziato dalla bocca utilizzando il colore rosso e successivamente il nero per gli occhi. Terminate i particolari più piccoli come la punta del naso, e se la maschera dovesse essere troppo bianca, potete rimarcare i solchi con del nero. Ricapitolando, per realizzare questo tipo di maschera occorre una maschera bianca di plastica rigida, un tubetto di silicone acrilico bianco, una bomboletta di colore nero per il colore di fondo, alcuni colori acrilici per la colorazione della maschera, un pennellino per applicare il colore, una paletta per spalmare il silicone. Allora ragazzi, ad Halloween di maschere ne troverete un casino, ma una maschera così diciamo che è unica perché l'avete realizzata voi. E di sicuro vi farete notare. Grazie a tutti per aver visionato il video, se vi è piaciuto mettete like e se volete iscrivervi al nostro canale cliccate qui, proprio qui. Ciao ragazzi, buona serata.